Ragazzi, ciao a tutte, eccomi con un nuovo video. In questo video è un po' diverso, vero? Sono qua con il mio amore, perché anche lei vuole essere nel video con la sua mamma. Allora, non guardate come sono concia, perché sono stanchissima. Sono, penso, bolle 11 e mezzo, non lo so, non c'è nemmeno un orologio, 11 e un quarto. E praticamente sto registrando con una nuova fotocamera, praticamente tipo è una GoPro. Spero di averla impostata a modo, non lo so, perché in questo momento sono in assenza del mio manager, che è lui il tecnologo, che segue queste cose di tecnologia. Io sono abbastanza imbranata, quindi non so nemmeno come riuscirò a caricare questo video. Comunque, insomma, intanto lo faccio, vediamo un po' cosa viene fuori. Ovviamente la luce non sarà il massimo, perché comunque sia sono con la luce della lampada, come vedete sono nel mio reparto lavoro, unghie, perciò per il momento accontentiamoci di questa luce, perché non ho i fari puntati da stadio nel viso. Allora, in questo video vi farò vedere lo shopping che abbiamo fatto, vero amore? Allora, sono shopping di make-up. Perché ultimamente mi sto buttando anche un po' sul make-up. Poi non so se ve l'avevo già accennato da qualche parte, ma praticamente sto cercando di diventare rivenditrice anche per quanto riguarda Yves Rocher. Non so se alcuni di voi la conoscono. Comunque, io tanto che uso Yves Rocher, mi ci sto trovando benissimo, veramente benissimo. E visto che la mia amica, diciamo, è quella che gestisce il gruppo, praticamente ho detto vabbè, proviamo, visto che sono appassionata di trucco, non è la mia cosa principale, però insomma mi piace, ho detto proviamo. E niente, ultimamente mi sto un po' rinnovando i cassetti del make up e vi faccio vedere insomma cosa ho preso. Allora, vi faccio vedere i primi acquisti. Si tratta di Kiko. Allora, da Kiko ho preso queste salviettine, che praticamente sono salviettine leggermente incipriate, da usare durante il giorno, quando praticamente la zona T, il punto T, si va un po' a lucidare. Allora, ve le faccio vedere dentro. Appunto, sono mattificanti. Questa è la confezione. Non mi ricordo il prezzo di queste, però mi sembra sulle 5 euro all'incirca. Allora, questa è la confezione interna, le andiamo ad aprire. Praticamente il dentro è fatto così: c'ha la cartina in questa maniera, c'è questa luce che ho più o meno in questa maniera, sembrano le cartine da tabacco. Praticamente andiamo a sfogliare e a togliere la cartina, e con questa, amore, fermati, andiamo a tamponare nel punto zona T. Prima ho provato a usarne una e ho notato che se non ci si guarda magari allo specchietto dopo, tende a rilasciare un po' di polverina bianca, ovviamente un po' di cipria mattificante. Quindi magari dopo aver tamponato diamoci una specchiatina, onde evitare di avere qualche residuo di polvere bianca sul viso. Allora, io non ho mai usato queste salviettine mattificanti e francamente non penso che siano le migliori in commercio, almeno non è che, mi sembrano i tovaglioli del bar, praticamente. E vabbè, però, allora, praticamente sono 100 salviettine opacizzanti, incipriate per i tocchi immediati. Opacizzano il viso, soprattutto la zona T, assorbono l'eccesso di sebo e aumentano la durata del make-up. Quindi vabbè, poi le troverò in giro. Vediamo un po' se sono valide queste salviettine. Poi, sempre da Kiko, ho preso questo pennello. Questo qui è un pennello per il fondotinta, è il Face numero 06. Allora, pennello per fondotinta liquidi, fibre sintetiche, vabbè, pulire il pennello con detergente neutro. Oh, amore mio. Allora, siccome io in estate uso il fondotinta della Make Up Forever, quello Face and Body, che è molto liquido, ma mi piace tantissimo,
e quindi ho voluto provare a prendere, se riesco, faccio sempre fatica a togliere le custodie dai, non ce la farò mai, che poi qui non so nemmeno come si mette in pausa, quindi ragazzi vi dovete sorbire tutto il tempo in cui sto cercando di togliere questo coso. Ce l'abbiamo fatta, yeah! Ok, eccolo qua. Allora, questo è il pennello, dentro non so se riuscite a vederlo, ha praticamente una spugnettina e poi le setole esterne. Questa è la forma del pennello e sono curiosa di usarlo, molto curiosa di usarlo per vedere come si stende con il fondotinta liquido. E questo mi sembra di averlo pagato sulle 15 euro circa. Allora, i pennelli della Kiko ne ho uno solo che mi sta durando da una vita perché è veramente già tanto che ce l'ho e mi sto trovando bene con i pennelli della Kiko, hanno un costo insomma abbordabile e la qualità secondo me è molto molto ottima dei pennelli. Questa è la confezione, carino, via, poi vi farò sapere come mi sono trovata. Allora, adesso passiamo a altri acquisti. Questi acquisti praticamente è di puro bio, è la prima volta che faccio acquisti per quanto riguarda cosmetici di questa linea puro bio, quindi sappiamo che è una linea vegetale, senza nickel, vegana, insomma tutto ciò che richiede, che richiedono questi prodotti. Io francamente non sto tanto attenta all'inci, vi dico la verità. Ci fu un periodo mi ero un po' flashata sulla roba biologica, poi siccome mi piace anche quella non biologica, quindi insomma non ci sto a far tanto caso, prendo quello che mi piace a prescindere dalla ditta, però insomma se sono anche bio ben venga. Allora, cosa ho acquistato di questa linea? Allora, innanzitutto vi faccio vedere i pennelli. Allora, il primo pennello che ho acquistato, che vi faccio vedere, è questo, è il numero 12. Allora, pennello dalla speciale forma piatta, adatta per scolpire ed illuminare il viso. Si presenta a prodotti come terra e illuminanti, utilizzato di taglio per applicare, ruotandolo per sfumare. Quindi ve lo faccio vedere, lo apriamo insieme, questo non l'ho ancora aperto e non l'ho nemmeno ancora usato. Allora, questo è più semplice da aprire. Eccolo qua, è fatto in questa maniera. Allora, è molto morbido e praticamente dovrebbe essere usato in questa zona per il contouring e poi anche per l'illuminante, però ho visto qualche video, qualche recensione e ho visto che lo usano più che altro per il contouring. Infatti, abbinata a questo pennello, ho voluto provare anche le terre, che ora poi vi farò vedere. Intanto vi faccio vedere l'altro pennello è lo 09, non guardate la confezione, ma praticamente l'ho massacrato nella borsa, è il numero 09. Allora, qui c'è scritto mini kabuki, angolato, perfetto per riempire, sfumare e scolpire piccole zone del viso. La speciale consistenza del filato lo rende adatto per la sfumatura sia di prodotto in polvere che in crema. Quindi questo l'ho già usato. Per provare un po' questa zona qua, insomma, volevo sentire le setole. Infatti è polveroso. Allora, questo non so come farvelo vedere meglio, vabbè, è il pennello. Mi piacciono molto questi pennellini qui perché hanno le setole belle fitte e compatte. Anche qua c'è scritto puro bio, guardo sempre in giù perché praticamente vedo la ripresa dal basso, io la vedo, quindi da qua non riesco a vedere niente, quindi se mi vedete spesso abbassare lo sguardo è perché vedo se sono in camera. E questo è l'altro pennello. Ah, vi dico i prezzi, che qua ho conservato gli scontrini. Ah beh, non c'è scritto. Allora, il pennello, questo qua, l'ho pagato 16, no,
dicevo una stupidata, l'ho pagato, sì, 16,90 euro, giusto, mentre questo qui l'ho pagato 10,90 euro, dovrebbe essere, perché c'è scritto tutto reparto 1, reparto 1, reparto 1, quindi non so nello specifico dov'è il prezzo, però penso siano questi qui. E questi sono due pennelli. Poi ho preso la spugna, vero amore? Come si usa questa qui? Nel viso. Così e così. E così, vero amore? Sì. Ora è già inumidita, quindi la vedete già abbastanza cicciosa. È morbidissima, l'ho provata stamani, ora mi ci addormento perché sono stanchissima, vero amore? È morbida e soffice. È morbida e soffice, dice il mio amore. Effettivamente mi piace. Ci ho sfumato stamani la BB cream perché mi avevano dato anche un campioncino della loro BB cream, che francamente io non sono amante delle BB cream, anzi le odio in particolar modo perché sono troppo corpose, mi rimangono pesanti sul viso, insomma non è che mi facciano impazzire. Mi avevano rilasciato il campioncino di questa qua, a parte che era il numero 2 e per me al momento è troppo chiara, io comunque sia sono chiara, però per me è già troppo chiara, quindi insomma lì per lì l'ho iniziata a stendere con un pennello e poi sono dovuta andarla a illuminare con questa, andarla a sfumacchiare di più per rendere l'effetto più leggero, ma insomma non è che mi sia piaciuto tanto l'effetto, infatti ce l'ho ancora nel viso, ma penso di essere in condizioni pietose. Comunque torniamo a questa che mi piace molto, è molto morbida, e questa qua, se non sbaglio, l'ho pagata quanto l'avrò pagata? 7,50 euro, 9,50 euro mi sembra, fammi controllare, non lo so ragazzi, 7,50 euro, sì, confermo 7,50 euro. Che fai amore? Quindi questa mi è piaciuta molto, mamma, molto, molto. Ti faccio vedere questo qui. Bravissima, amore mio. Poi, andando avanti, allora, ho preso il burro di cacao, che è molto cremoso, molto, è molto, ha una texture molto burrosa. Si mette sulla bocca. Tieni, mettetelo anche te, vai un pochino. È molto burrosa. E mi piace perché rimane a lungo sulle labbra, quindi non dobbiamo riapplicarlo ogni 3 secondi. Mi piace perché rimane molto molto sulle labbra. Ti piace amore? E questo l'ho pagato sulle 5 euro, 4,90 euro. Poi andiamo avanti. Ho preso questi due correttori correttivi. Allora, ho preso l'arancione perché come vedete io le occhiaie stra pronunciate, poi ora sono anche sfatta, quindi praticamente sono un panda, ragazze, sono veramente un panda, quindi ho voluto prendere questa qui arancione che l'ho provata stamani e non lo so, allora devo riprovare, testare, perché l'ho provata stamani un po' veloce, senza la base sotto, però è molto, non so se riuscite a vedere, è parecchio cremosa, molto molto, non è che si sfumi così bene, dico la verità, è dura come scrivenza, quindi quando andiamo a sfumare sotto l'occhio fa fatica a sfumarsi, secondo me, sia questa qua che quella verde. Quella verde un pochino meglio, si riesce a sfumare. Ora non so se le vedete, c'è questa luce schifosa. Si riesce a sfumare un pochino meglio, però non lo so, via, ancora non vi so dire niente di più, le devo testare meglio questi qua. Allora, questo qua arancione è il numero 32, mentre questa qui verde è la numero 31. Ciao. Poi c'era viola, c'era beige, c'erano altre due matitone correttive sempre, insomma c'avevano diverse cose, però a me mi interessavano più questi qua due. E queste qui le ho pagate 7,90 euro l'una.
Poi, andando avanti, ho preso il loro correttore, che è questo. Fammeli vedere. Sono bellissimi. Ho preso questo qua, che è il Sublime Concealer Correttivo Fluido. Allora, questo qui è lo 02. Il prezzo di questo dovrebbe essere, mi sembra, 8,90. No, 9,90, scusate. Speriamo di non aver toppato nessun prezzo, perché appunto qui c'è solo reparto. Posso andare un attimo? Vai, amore. Allora, praticamente la punta è questa qua. Ma speriamo si veda. Fatta così, è tipo un pennellino. Vedete come spunta il colore? Quindi questo va premuto, esce il colore e poi lo andiamo ad applicare nel punto da correggere. Allora, non è un correttore super coprente, penso in giro ce ne siano di meglio a livello di coprenza, vi dico, però si stende bene. Molto fresco, avendo questo pennellino qui, quando lo applicate è molto fresco come tipo di correttore, insomma mi dà l'idea, mi rinfreschi il contorno occhi. Allora, picchiettando, allora vi faccio vedere un po' la coprenza, a parte che penso che non vedrete niente, perché con questa luce sì, non vedrete niente, ragazzi, perdonatemi, ma ancora la luce la devo sistemare. Comunque è una media coprenza, quindi se avete le occhiaie come le mie non è proprio, secondo me, il correttore più coprente, anche se qua dice corregge e nasconde, texture setosa, perfetta per uniformare l'incarnato, alta coprenza, ricco di proprietà antiossidanti e protettive che lo rende adatto anche alle zone più delicate del viso. Ciao! Vabbè, applicare col pennello numero 4, 07 ovviamente della linea Puro Bio, oppure picchiettando con le dita, oppure con la blender, la spugnetta blender inumidita. Quindi io forse mi sono trovata meglio un pochino con le dita, però anche questo è un prodotto, amore buono, è un prodotto che dovrò testare meglio. Ripeto, li ho presi tutti ieri, quindi ancora devo capire il loro utilizzo. Andiamo avanti. Allora, ho preso due blush, eccoli qua, io non so come farvi vedere il colore, così forse si vedono, boh, eccoli qua, due blush. Allora, questi li ho pagati, fatemi vedere, dovrebbero essere 7,90 euro, no, non lo so ragazzi, vabbè, o è 7,90 euro o 8,90 euro o 9,90 euro, insomma non c'è grande differenza da un prodotto all'altro, forse 7,90 euro, vabbè, insomma, questi qua due ho preso. Allora, uno è di una vecchia collezione, che è il numero 04, che è bellissimo, io lo trovo meraviglioso. Allora, guardate com'è carino il dentro. Il dentro è molto carino. Vi faccio vedere. È il molto colore. Carino. Spero si veda. Posso dire una cosa? Sì, amore, puoi dire una cosa. È moltissimo carino perché dentro c'è tutte le foglioline disegnate, vero? Tutte le foglie con le righe dentro. Brava, amore. Ve lo faccio vedere. Ovviamente qua è abbastanza pigmentato, non so se riuscite a vedere, porca loca, ma io spero riusciate a vedere, perché io qua non riesco a vedere, se voi vedete, fantastico, vero? Comunque vabbè, è molto aranciato, è più aranciato, però questo l'ho provato e sulle guance risulta essere molto delicato, ragazze, questo mi è piaciuto tantissimo, idem per questo qua, che praticamente questo invece è della nuova collezione, ultima uscita estate 2018, è il numero 05 e anche questo è fantastico perché dà proprio quell'effetto
di essere viva, insomma, non da morta, vi dà quel colorino. E questo è un pochino più un mix tra un beigiolino con un po' di rosa, insomma, non vedo più niente. Io non so veramente come farvi vedere i colori, questo peggio che mai. Va bene ragazzi, perdonatemi, però non vedete una mazza. Comunque ragazzi, fidatevi, perché questi qui mi sono stra piaciuti, sono pigmentati il giusto, quindi non sono di quei blush in cui prendete la pennellata e sembrate poi dei pagliacci o Heidi. Sì, o Heidi. Tranquillamente viene un effetto molto 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 naturale. Mi sono stra piaciuti questi qui, veramente stra piaciuti fin dal primo utilizzo, cioè l'ho usati una volta, quindi mi hanno subito colpito. Mentre il resto ancora devo sempre un po' farmi un'idea su questi qui, super sicura. Poi andando avanti ho preso super sicura, assolutamente super sicura. Ho preso allora due terre bronzer in polvere. Allora, uno praticamente l'ho presa per il contouring, l'altra invece mi dà più un effetto baciata dal sole. Quindi, allora, quella qui per il contouring è il numero 1 e ha una colorazione che mi piace tanto. È una colorazione fredda. Spero riusciate... È molto molto fredda, molto. A vederla. No, forse la vedete se non tappo. Vedete la, vedete? Ciao mia fotocamera. Quindi è una colorazione molto fredda che veramente si presta benissimo anche sulla pelle. Ma bene. Ragazzi, scusate, ma stasera vi dovete ciucciare anche la mia figliola. Si presta molto bene per la zona del contouring, si sfuma stra bene. Cioè non vedete lo stacco netto, è molto pigmentata comunque, resta una, un bronzer molto pigmentato. Molto. Molto, vero amore? Ecco, anche lei l'ha provato. Metto qui tutto, tutto. Ed è fantastico, questo qui mi piace molto, 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 molto. E questo però lo pagate entrambe questo, 10,90€. Questo foglietto c'è scritto... Mamma può parlare, Bella può parlare e lo zio è di là. Vai, ok, mi interessa, vero? Lo so. L'altra invece è la 05. E questa qua, come vi dicevo, vi dà più l'effetto baciate dal sole, quindi per avere un po' di finta abbronzatura. E anche questa mi è piaciuta tantissimo. Io... ve le faccio vedere un attimino, ma tanto con questa luce qua francamente non so quanto potete vedere. Quindi questa è la 01, quella che vi dicevo che uso, vabbè, per il contouring. E questa qui, sì, ok, è quella che uso per dare un effetto più abbronzato, però tanto non ha fatto due, ha detto che ha fatto non si vedrà niente, ma niente niente, ma niente niente. E questi ragazzi sono i miei acquisti, sono veramente felice di aver acquistato tutto. Ah no, dimenticavo una cosa, anche questo francamente me l'hanno regalato, è un ombretto color champagne, fammi vedere, è il numero 01. Mamma fammi vedere. Mamma, fammi eccolo qua, fammi vedere, e ho scelto fammi questo vedere qua perché mamma, lo posso usare mamma, come illuminante sia sulle gote. Mamma fammi vedere, bellissimo, c'è una fogliolina. Lo posso usare tranquillamente sulle gote come effetto illuminante, ma comunque sia essendo un ombretto ovviamente lo posso usare ovviamente come ombretto. Allora questi mi sarebbero benissimo sulle 6 euro, la posso usare tranquilla senza che nessuno la disturbi. No, assolutamente no. E ho voluto prendere questo qua, carinissima, me l'ha regalato quella del negozio. E un'altra cosa che vi voglio dire è che allora praticamente tutti questi prodotti vengono venduti o con il loro packaging,
quindi con la loro scatolina, e appunto lo pagate o 10 euro 90, 9 euro 90, 8 euro 90. In caso volete prendere la confezione refill, quindi qua come vedete ha questo buchino dove, andando a pigiare, ora non vorrei romperla, insomma andiamo a tirare fuori la cialdina, e quindi viene venduta solamente la cialdina. Quindi se avete una palettina dove potete mettere gli ombretti appunto calamitati così, potete prendere semplicemente la versione refill, in maniera che risparmiate quelle 2 euro, insomma andate a pagarlo un pochino meno. Ragazze, per i miei acquisti è tutto, vi ho fatto vedere tutto. Se vi piacciono questi tipi di video, fatemi sapere che continuerò a farli, tanto comunque sia non è che acquisto grandi cose tutti i giorni di make up. Sì, amore, ho finito. Ciao! Però insomma, per variare un pochino, poi sarà che io sono curiosa di vedere anche altri youtuber che acquistano prodotti di make up, quindi insomma ho pensato di fare... Quando devi dire solo di quanto. Sì, amore, pensato di fare qualcosina insomma di diverso, però sappiate che il mio primis rimarrà sempre le unghie. Ho in programma comunque sia di fare anche video per quanto riguarda qualche nail art semplice, perché come sapete io non sono una grande pittrice, però mi avete chiesto alcune cosette, quindi vi farò presto anche altri video. Ragazze, vi mando un bacione, scusate la mia faccia da morta stasera, ma sono veramente distrutta. Il mio amore vi vuole salutare. Ciao ciao ciao. Stasera ciao. Abbiamo avuto la collaborazione anche del mio amore, e al prossimo video. Ciao 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 ciao.